Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se vi ricordate, in un precedente episodio avevo detto questo: prendere 50 euro e spenderli in attrezzatura da pesca, canna, mulinello, esche, filo. Bene. E utilizzarla per andare a fare una giornata di pesca alla ricerca di vari predatori e non magari carpe, siluri, perca, reali, eccetera eccetera. In una sola giornata di pesca avere questo tempo per fare il maggior numero di pesci possibile, il maggior numero di specie possibili. Dunque mi raccomando, superiamo i 100 like per un video del genere. Dato che voi siete molto salici e vi piace quando io spendo i soldi, perché già succedeva dagli unboxing in Wish, oggi venerdì 23 che sto registrando questa clip, quel video ha raggiunto ben 164 mi piace. Quindi mi tocca fare questo video. Sono col mio computer sul web a cercare l'attrezzatura. Ordinerò tutto dallo stesso sito, dallo stesso e-commerce per dire meglio. Per fare una cosa semplice, avere tutto pronto, non vi dirò il nome del negozio che vende articoli sportivi per non fare pubblicità. Dunque mi raccomando, per altre challenge del genere superiamo i 120 mi piace, dato che questa è stata molto piaciuta, merita anche questo video oltre 120 mi piace. Proponete anche qualcos'altro, qualche altra sfida da fare che magari verrà fatta prossimamente. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete più iscritti, passate ai social, date un'occhiata alla descrizione. Dunque direi di partire con la sigla. Massimo, vediamo, abbiamo 50 euro, non so, vediamo un po' cosa troviamo. Spinning, combo spinning leggero, vediamo cosa abbiamo. Oh, bene, 1,80 m, 2,10 grammi, con mulinello, non male, vediamo un po'. Per 29 euro ci può stare. Mettiamo nel carrello. Allora, abbiamo canna e mulinello, quindi andiamo di filo. Cioè, la prossima cosa è il filo. Filo. Vediamo, dov'è. Il guadino ce lo metto io, perché se dobbiamo fare con 50 euro canna e guadino non ci sta nel budget. Meglio andare di un mono. Easy. Io però ci voglio mettere del mio e quindi lo prendo un bel filo da 0,16 giallo fluo. 200 metri a voglia. Dopo cosa potremmo prendere? Passiamo prima dalle soft. Sì, dai. Ho trovato questo kit per 7,99 con shad, paddle e V-tail e tre ninfe. Sono 2, 4, 6 shad, paddle e V-tail, 2 testine, 2 piumi da drop e 2 ami. Per le carpe, per i persici, direi che siamo a posto. Volendo anche per perche, siluri, top. E anche per i cavedani va più che bene queste cose. Dopo, tra le altre gomme, ho visto questi shad a forma di persico, che non sono male, 4,50 praticamente. E li prendiamo magari per cercare qualche pesce un po' più d'Italia. Mi sono delle testine piombate per le gomme, ovviamente. Andiamo a prendere delle testine piombate, quelle che costano di meno. 1,49, 2 grammi, più che bene.
prendiamo anche due, così siamo a posto e siamo sul sicuro. Non si sa mai, si può perdere le testine come niente. Adesso andiamo a cercare un po' di update. Quello che mi ispira di più qua è per 2,50€ un piccolo crank da 40 mm. Direi che è più adeguato, soprattutto per la ricerca del cavedano, e può tornare molto utile. Una colorazione molto naturale, dovrebbe andare bene. Poi, cosa ci potrebbe stare? Un piccolo cucchiaino che non si sa mai, pur sempre qualcosa di molto utile. E allo stesso tempo universale, può andare bene un po' per tutto. Proviamo a vedere cosa troviamo. Ok, ho trovato un cucchiaino per 1,29€ da 1 grammo, e per stare sempre un po' abbinati l'ho preso giallo e nero, che è comunque una buona colorazione per il cavedano. Mi dà tanti risultati. Quindi, cosa vediamo un po'? Siamo a 50€ giusti, però, perché ce li aggiungo io, diciamo, vado a prendermi un paio di moschettoni, così giusto per essere un po' più completi, e una scatolina per mettere dentro tutta l'attrezzatura e portarci in comodità. Arrivo subito che vado a cercarli e torniamo per l'ordine. Aggiungendo moschettoni e cassettina sono arrivato a 55€, tondi. Quindi direi di procedere con l'ordine e appena arriva spacchettiamo tutto. Ok, sono appena arrivato a ritirare la roba e mi aspettavo una scatola più piccola. Certo, sto registrando questa clip sul telefono perché non mi sono ricordato di portare la fotocamera, mi sono pensato adesso e ho cercato il primo appoggio disponibile. Certo che per quello che ho ordinato uno scatolone così grande non me l'aspettavo. Non riesco a farlo stare. Ok. Ok, arriviamo a casa e spacchettiamo. Allora, andiamo a vedere un attimo qua cosa è arrivato. Allora, la scatolina con dentro, dove che si apre qua, che ho già messo dentro i moschettoncini, le testine piombate da 3,5 che non ho trovato sul sito perché arrivano massimo 2 grammi, e le testine piombate da 3,5 mi serviranno per pescare un po' più in profondità. Poi vediamo un po', peschiamo a caso, il kit con tutti gli shad, creature varie. Queste esche qua mi torneranno utili per fare molti pesci e anche soprattutto le testine con amo molto piccolo. Guardate che piccolo quest'amo. Perfetto per i ghiozzi, perché proverò a prendere i ghiozzi insieme agli shad. Con questo posso riuscire a tirare fuori un ghiozzo. Invece queste piccole ninfe saranno perfette, soprattutto questa colorazione qua in particolare e la seconda che è questa, molto naturale, con questo verdino qua, mi serviranno soprattutto per le carpe. Ma anche quella gialla, magari in acqua sporca, non la sottovaluterei. Ah, le testine piombate a 2 grammi, berotto, non si sa mai, meglio averne, che se si aprono meno c'è di riserva e comunque possono sempre tornare utili. Poi. Questi saranno, no, saranno, potrebbero essere veramente la chiave per fare qualche bel pesce. Questi due shad fatti a persico, veramente fatto bene. Il peso si sente, quindi molto piombato, perfetto per andare giù. A perca, speriamo nel bass, che ne dite? Speriamo nel bass con questi due. Magari un bel reale o un bel cavedano e il siluro, soprattutto con una paddle così grossa, guardate qua, può fare veramente tante vibrazioni. Poi andiamo avanti velocemente, abbiamo il filo qua, 200 metri, che dire, 2,5 kg di tenuta, il cucchiaino, andiamo subito ad aprire, cucchiaino che dedicherò a cavedani e reali, magari anche perca e siluri, chi lo sa. Carino, 1 grammo, paletta nera su entrambi i lati, opaca. Per i cavedani dovrebbe far strike. Infine l'ultimo, abbiamo
questo piccolo crinchino che può essere per tutto, cavedani, perca, reali, può fare i danni. Infine, dopo le esche e tutto, cammina con un 2000 di mulinello, non me l'aspettavo, che comunque tiene, ho letto, 290 metri di 0,16, quindi un po' di base dovrò farla. Cannon non mi sembra male, sento abbastanza rigida, ci può stare. Se ci fossero degli anelli K e degli anelli più piccoli sarebbe il top, però bisogna accontentarci. Una giornata sola, per più pesci possibili. Mi raccomando ragazzi, lasciate like per altri video del genere. Scrivetemi sotto anche nei commenti qualche suggerimento e andiamo in pesca. Che bello andare a pescare e salvare così poca roba. Adesso io avevo messo una testina giusto per mettere su un amo per tenere il tutto fermo. Vado a toglierla e andiamo a provare il primo spot. Provando a cercare qualche cavedano. Sono le 7 di mattina. E no, qua. Sì, no, questo. C'ho tre cose. La bobina di filo, questo e l'altra scatolina. Mettiamo via. Via e via, zaino in spalla e andiamo a pescare. Preso, preso, preso. Bel cavedano. Bel cavedano, bel cavedano, bel cavedano. Vai, qua. Bello, bello, bello. La canna non piega neanche. Cioè, non lo sento per niente il pesce. Oh, il guadino là di sopra ho dovuto far velocemente prima di slamarlo. Mi bagno le mani velocemente e tac. Preso. Preso, 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 preso. Bel cavedanello, un 40. Sulla gommina gialla, testina da 2 grammi. Primo cavedano con l'attrezzatura. Adesso andiamo a prenderne degli altri. Gommina gialla e bianca. Adesso andiamo a rilasciarlo. Via, libero. Guarda che bella l'acqua così pulita. Bellissima. Preso, 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 preso. Lo staccano non ti dà neanche il gusto di lottare. Cioè, tiro sui pesci troppo facilmente. Non sento minimamente il pesce qua. Ho bisogno del guadino. Si può andare giù per di là? Non lo so, sapete? Dice quanto pensassi. Ok. Buono. Cavedano guadinato. Eccolo qua. Sul crancotto, mangiata cattivissima. L'ho pesciato un pochino più grande. Prima in mangiata. Però vabbè, ci accontentiamo. Ok. Via. Libero. Preso cavedanello. Op, a gomma sempre. Cazzo, però se boccava quello più grande preferivo. Preso un altro bel pesciotto. Oppla.
al volo, questa canna non li senti nemmeno. Altro che vedanello, preso sempre in quel punto. Ok. Porca troia! Questo era un big perch. Porca troia, era un big perch. Preso. Oh. Primo perciotto, shad destinato 3,5. Vediamo di farlo. Eccolo qua. Liberiamo. Lo stavo cercando di tirarlo via. E appunto, se avessi avuto una canna, come canna è una 1,80. 1,80. Sì. Di farci anche la carpa, questa è la carpa perca, sicuro, voglio. Oh, ce l'ho. Oh. Second perch of the day. Aspetta. Save your gear. Presa. Avete visto che aggressività? No, sotto le erbe, no, sotto le erbe. Perfezione che non si riesce a modulare. Minchia. Quanto corre? Vi ricordo che ho il 16. Non la smette. Non la smette. Vai. Sta tornando in giù. No, il ramo. Non è il ramo. Devo andarlo a prendere. Ok. No, sulla pinna. Si è attaccato il filo sulla pinna. No, merda. Sono fottutissimo. Fottutissimo. Ok. Un punto per andare giù. Eccolo qua. Nonibo. Sì. Non credo proprio. Ok. Si può scendere quindi qua. No. Guarda cosa andiamo a fare mentre io mi ero girato. No, la taglia al filo. No, là si taglia il filo. Ma io sono furbo e faccio così. No, scherzavo, non riesco ad essere così furbo. Bastarda. Ok, ciao. Ah, si è andato ad attaccare là, però avete visto, l'ho attaccato. Ok. Ok. Inguadino. Perfetta. Direi che possiamo aggiungere la carpa alla lista dei pesci fatti. Guardate qua, non grandissima, però questa attrezzatura 016 è fatta.